impegno molto. È una partita difficile anche perché i punti del Cesena li ha fatti quasi tutti in casa, 25 su 34 sono stati fatti tra le mura amiche, quindi sappiamo delle difficoltà, sappiamo dell'organico che era una squadra costruita per stare sempre nella zona playoff, nella parte sinistra di classifica, perché ha dei valori importanti, però a volte escono annate un po' poco fortunate, diciamo così, e si trova in una situazione di classifica che certamente non merita, visto l'organico, visto lo staff tecnico, anche l'allenatore che c'era prima, molto bravo, perché Drago ha fatto sempre bene, Camplone anche, per cui sappiamo delle difficoltà, e quindi non, certamente non pensiamo che sia una partita più facile di quella della settimana scorsa. L'entusiasmo ci deve essere nel lavoro quotidiano, approcciarsi sempre, perché un conto è lavorare dopo una sconfitta e un conto dopo una vittoria, per cui è chiaro che si deve lavorare su quello, però sempre mantenere gli stessi equilibri a prescindere dai risultati, dal momento, di lavorare bene. Noi, come ho detto spesso, fa piacere che c'è euforia all'esterno perché significa che stiamo facendo bene, però dobbiamo isolarci da tutto e pensare al lavoro quotidiano, che col lavoro siamo riusciti a ottenere qualche risultato, quindi adesso bisogna continuare su quella strada, perché abbiamo sempre pagato quando magari non siamo al top dell'attenzione, della concentrazione, per cui la strada la sappiamo qual è. Quando stiamo bene diamo tutto in termini di testa, diciamo così, tra virgolette, perché siamo attenti a curare anche i dettagli, è chiaro che è più facile arrivare al risultato positivo. Dobbiamo avere anche la capacità di non pensare di essere arrivati al traguardo, ecco, quindi bisogna spingere, non bisogna mai fermarsi a pensare a quello che stiamo facendo, ma pensare a riflettere di quello che dobbiamo fare, ecco, quindi preferisco eventualmente stare sempre davanti, perché poi se sei dietro non puoi sbagliare neanche una curva, ecco, perché poi le distanze si allungano. Quando sei davanti qualche passo falso è più recuperabile, per cui bisogna mantenere sempre la stessa concentrazione per andare avanti.